Io sono. Voglio dire questo, la vostra prima sfida che avete fatto è stato un capolavoro organizzativo, bisogna tener conto. Tu eri un medio massimo e sei passato dai massimi, ai massimi leggeri. Fragomeni veniva da una sconfitta tremenda con Blotarsi, non c'erano i presupposti per farla. Questo c'è riuscito lui. Grazie. Nessuno toglie il merito stando sotto. Il secondo match, logicamente, quel primo match ha dato adito a un secondo match, che è stato tutto sommato il continuo del capolavoro. Grande capolavoro. Adesso io, essendo sempre un match sul filo del rasoio, perché è la verità questo, perché purtroppo nel pugilato non c'è la palla che va in rete, se una squadra domina e quell'altro segna, non c'è niente da fare. Il pugilato è sottoposto al giudizio di tutto e di tutti. Quindi un terzo match, se si arriverà a un terzo match, diciamo la verità, è un capolavoro da parte vostra che a 46-43 anni arrivate a questo, è un capolavoro organizzativo. Adesso vediamo quello che ci riserva il futuro. È quello che ho sempre detto, ecco. Merito principalmente a loro. Ci siamo a discutere di questo perché hanno fatto due grandi match, se noi eravamo tutti a casa, no, a discutere queste cose. E io volevo che si parlasse anche del match in maniera importante, senza il punticino, ha tirato 3 punti 4.